Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con uno dei video più richiesti in assoluto degli ultimi mesi. Da quando sono tornata dagli Stati Uniti non ho più aperto The Sims perché ho avuto un po' di problemi con il computer, con la memoria e quindi non ho più giocato. Però sono super carica e sono contenta di essere tornata appunto con The Sims, visto che siete sempre in tantissimi sotto ogni video a chiedermi quando sarebbe uscito un nuovo episodio. E finalmente eccoci qua. Tra l'altro oggi inauguriamo questo ritorno di The Sims con una nuova stupenda espansione che aspettavo davvero da tanto tempo, ovvero The Sims Stagioni. Chi di voi non aspettava questa espansione? Credo la maggior parte, perché sicuramente con questa aggiunta il gioco sembrerà ancora più realistico. Ma vediamo un po' cosa ci aspetterà con questa nuova espansione. Vivi gli effetti del clima, dal caldo e soleggiato al burrascoso e innevato. Il clima di ogni scenario è diverso da tutti gli altri e influisce nelle attività quotidiane, nelle relazioni e nelle scelte dei sim. Quindi davvero non vedo l'ora di vedere i miei sim con l'ombrello, di vedere i sim sotto la neve, pattinare sul ghiaccio, cioè sono troppo curiosa. Divertiti con le attività stagionali, copriti bene e costruisci un pupazzo di neve o indossa un impermeabile e goditi la pioggia. Vesti i sim con nuovi costumi da bagno e rinfrescali con l'irrogatore. Raccogli il miele in autunno, gioca tra le foglie o crea oggetti festivi con i sim più piccolini. Celebra le festività, anche questa è una cosa fantastica. Decora la tua casa e raduna i sim per celebrare le tradizioni festive più intime, come ad esempio il Natale. Osserva i tuoi sim, contare i giorni che mancano alla prossima festività. Puoi perfino creare festività personalizzate e scegliere in che modo saranno celebrate dai tuoi sim. Quindi, oltre che festeggiare le solite festività, ne possiamo creare anche di personali. Coltiva la tua carriera nel giardinaggio. Crea splendidi bouquet ed effettua nuove scoperte nella carriera del giardinaggio. A seconda i talenti naturali del tuo sim per sbloccare nuove abilità, nuovi abiti e utili oggetti. Quindi in questa prima immagine vediamo i sim nel periodo autunnale, quindi con la pioggia, con gli impermeabili, i bambini saltano nelle pozzanghere. Poi abbiamo, credo la primavera, forse l'estate, comunque i nostri sim pattinano ballando su questo palchetto di legno. E poi abbiamo il Natale, una delle festività più belle. Quindi, fatto questo, direi subito di iniziare a giocare. Una super novità che è stata aggiunta con questa espansione è la possibilità di scegliere la stagione in cui giocare. Quindi abbiamo la primavera, un'ottima stagione per coltivare il giardino approfittando degli scrosci di pioggia, ma fai attenzione alle pozze di fango. Ah, ok, quindi le pozzanghere sono per la primavera, ok. Poi abbiamo l'estate, le temperature stanno aumentando, quindi sconfiggi il caldo con i gavettoni e gli irrogatori. Fai attenzione ai temporali, possono essere elettrizzanti. Poi c'è l'autunno, raccogli i tuoi prodotti agricoli per preparare un banchetto dedicato al festival del raccolto e festeggiare con amici e familiari. Ammira il ricambio delle foglie e gioca nei loro cumuli prima che inizi a fare davvero freddo. E poi l'ultima stagione è l'inverno. Se non ti va di ripararti dal freddo al coperto, divertiti sulla neve o sul ghiaccio. Non dimenticare di allestire le decorazioni per il festival invernale e di fare la lista dei buoni propositi per l'anno nuovo. Quindi, io direi di partire con la prima stagione, quindi partiamo con la primavera. Un'altra cosa che ho deciso di modificare è stato di attivare il passaggio di età automatico. In tutti gli ultimi episodi che avete visto, tutti gli episodi che ho registrato fino adesso sul canale, li ho fatti tenendo il passaggio di età non automatico, quindi decidendo io quando far passare di età il sim. Però stavolta ho deciso di rendere automatico il passaggio di età, proprio perché così i nostri sim vivranno le loro giornate proprio con le tempistiche del gioco. In questo modo potremmo vedere svilupparsi le famiglie più velocemente, quindi magari introdurre anche nuove famiglie all'interno della serie, perché comunque continuerò con la serie con i nostri personaggi che conosciamo già. Però ad esempio abbiamo lasciato Mark e Jessica, anziani che vivono da soli con il cane Mia, e quindi sicuramente prima o poi insomma ci lasceranno. Però comunque continueremo a seguire le storie dei figli, quindi di Tommy, di Emma e di Sofia. Una cosa che ho fatto è stata quella di scaricare questo appartamento, che è abbastanza grande, ha due bagni e due camere da letto, però forse adesso che ci penso lo trovo effettivamente un po' troppo grande. Quindi è
andiamo a Willow Creek e vediamo se c'è un lotto libero, altrimenti ne prendiamo uno piccolino, quindi ad esempio questo 20x15, voglio davvero qualcosa di piccolino, e vado a mettere un appartamentino, una piccola casettina per Tommy, perché ho deciso di far separare Emily e Tommy, visto che sapete che non vanno d'accordo, ci abbiamo provato ma non ha funzionato, quindi Tommy ritornerà dalla giungla, perché l'ultima volta l'abbiamo lasciato nella giungla, tornerà e si lascerà con Emily. Quindi andiamo a vedere un po' di lotti. Allora, è più popolare e dimensioni, abbiamo detto 20x15, quindi un lotto davvero molto molto piccolo. Vediamo cosa c'è di carino. Ah, questa è bellissima, super moderna, davvero davvero molto semplice. Magari vediamo, facciamo mostra posseduti, ok. Cos'altro c'è? Anche questa mi piacciono, se non l'avete capito, le case super moderne, queste qui, però mi piacciono molto anche le classiche casettine, come ad esempio questa, la trovo molto accogliente. E potrebbe anche andare per Tommy, perché abbiamo una camera da letto e un bagno. No, però vorrei una casetta con due camere da letto, perché comunque c'è Francesco, quindi ogni tanto quando Francesco verrà con Tommy, almeno insomma ha la sua cameretta dove poter dormire. Tipo di lotto residenziale, ok, forse è meglio far così. E vediamo un po' questa, che bella questa, con il portico, quasi quasi potrei fare questa, però abbiamo sempre soltanto una camera da letto, quindi non va bene, ma mi sa che così abbiamo soltanto casette con una camera da letto. Questa è davvero piccola oltretutto, però è molto molto bella e non costa neanche tantissimo, perché viene 26.000 simoleon, quindi direi di collocare questa. Avevo selezionato una casetta, però vista è davvero molto molto piccola, quindi ho deciso di cambiare. Ad esempio c'è questa, che è molto grande perché è sviluppata in altezza, abbiamo addirittura 4 camere e 4 bagni, quindi forse è un po' troppo per il momento. Vediamo questa. Ok, questa già può andare meglio, perché abbiamo una camera, sì, e un bagno, però magari poi possiamo modificarla. Mi sembra anche abbastanza, comunque, nel suo piccolo, abbastanza spaziosa, perché c'è la cucina, c'è la sala da pranzo, c'è il divano con la TV, qua abbiamo la camera da letto, il bagno e il portico, comunque una zona esterna, quindi questa mi sembra molto carina. Dai, collochiamo questa e la mettiamo al posto di questa qui. Ok, fatto questo andiamo a San Misciuno, riportiamo Tommy a casa, quindi intanto giochiamo con Francesco. Ed eccoci qui. Innanzitutto, prima di giocare, noto un po' di modifiche, come ad esempio qua abbiamo il calendario dell'unità familiare. Oggi appunto siamo in primavera a San Misciuno, è mercoledì ed è una giornata soleggiata. Possiamo aggiungere una festività o aggiungere un evento alla giornata di oggi. Venerdì ad esempio è il giorno dell'amore. Poi abbiamo nel periodo autunnale di giovedì il Festival del Raccolto e nel periodo invernale di mercoledì abbiamo il Festival Invernale e di sabato abbiamo la vigilia di Capodanno, quindi bello trovare tutte queste festività. Comunque, poi qua vediamo appunto che è primavera, perfetto, siamo al quarto giorno su 7 della primavera, ok, quindi siamo già a primavera inoltrata. Tempo attuale soleggiato e previsioni di oggi appunto soleggiato, la temperatura comunque abbastanza, non fa caldissimo, quindi direi che bisognerebbe cambiare anche i loro look, i loro abiti. Però prima di fare questo porterei qui Tommaso, eccolo qua. E fatto questo direi innanzitutto: Tommy, vieni in casa e lamentati dei problemi innanzitutto, visto che le cose non stanno andando bene. Poi facciamo mostra le foto di Selva Dorada comunque, e poi facciamo altre scelte. Perfido, urla contro.
Creo, think of fish, kudos. Ok, non sta andando affatto bene. Provoca e poi facciamo lancia una bevanda. Parla della temperatura fresca, insulta il viso, lancia una bevanda, rimprovera aspramente. Povero Tommy. Fai fuoco e fiamme. Facciamo provoca e poi facciamo altre scelte. Perfido. Altre scelte. Allora separati, vedete, ecco qua. Però prima facciamo tratta freddamente. E poi magari facciamo implora perdono, no, separati, manda via. E altre scelte, malizia. No, direi perfido e direi di fare insulta. E poi a questo punto direi fai fuoco e fiamme. Lei dove sta andando? È arrabbiatissima, sta andando addirittura a letto. E poi facciamo altre scelte perfido e altre scelte separati. Vediamo. Oddio Tommy, ho bisogno anche di un bagno in realtà, perché sei un po' puzzolente. Ok. E anche fame, povero Tommy. Lo so che hai bisogno di un bagnetto. Ah ok, però intanto Emily è andata a dormire, niente. Quindi vieni qua e fai il bagno. Poi vediamo se in frigorifero c'è qualcosa. Vediamo, prendi gli avanzi, vediamo se c'è qualcosa in frigorifero. Sì, c'è una fetta di torta. Ok, comunque ragazzi, il mio computer è un po', mi sta dando un po' di problemi, vedo che mi lagga ancora il gioco perché ho un sacco di cose sul computer che mi servono anche per registrare video, programmi di editing e tutto quanto, e dovrò procurarmi una memoria esterna. Hai bisogno anche di andare in bagno, povero! Usa! Furente. È conversazione irritante, sensazione di furia dopo una conversazione spiacevole. Dai, vai in bagno allora, dai. Facciamo che la lavatrice la facciamo dopo il bucato. Mi sa che è molto arrabbiato, però sapete che la situazione tra di loro, la relazione non stava andando molto bene, quindi mi sa che è stata la soluzione migliore questa. Cioè, sarà la soluzione migliore visto che ancora non si sono separati. E poi magari andiamo a sistemare i look di Tommy, così vediamo anche le aggiunte che ci sono state con questa espansione. Oddio, cos'è successo? Rilevata un'esplosione nucleare. Le impronte identificative delle radiazioni sembrano permanere nei pressi dell'habitat di Gigio. Per fortuna le intensità rilevate non sono tali da costruire un pericolo per il da costituire un pericolo per il sim. Ma in che razza di guai si sta cacciando questo roditore? Oddio, che è successo? Cioè, che è successo? Gioca insieme, osserva, libera, rinomina, parla, urla contro. Vediamo. Però al momento sta andando a letto perché è un po' stanco, quindi li facciamo separare domani mattina. Lava nel lattinozzo, non abbiamo assolutamente niente, quindi poi dovrò rimediare a questa cosa. Eccolo qua il nostro roditore, però mi sembra che stia abbastanza bene, però attenzione è bassa, quindi ha bisogno di un po' di attenzione. Allora facciamo gioca insieme e facciamo parla e chiedi della sua giornata. So che non hai molta voglia Tommy, perché hai bisogno di dormire. Sì, vediamo un po'. Ok, attività, attenzione, soddisfacente, attività bassa. Vediamo se sale un pochettino.
Ok, perfetto. Quindi fatto questo, direi di tornare a letto. Ti riposi un pochettino perché domani sarà una giornata un po' impegnativa, visto che dovrai separarti da Emily. Quindi è meglio almeno essere riposati. Nel frattempo si è svegliato Francesco. Eccolo qui che si è arrangiato, ha preso la sua bella fetta di torta per fare colazione. Ok, sono 7:30 di giovedì mattina. Vediamo se riusciamo a svegliare Emily. Ok, arrabbiatissima. Immagino. E lamentati dei problemi e poi facciamo separati. Vediamo un po'. Guarda, Emily, poverina, guardatela, molto dispiaciuta. Cioè, molto infuriata in realtà, però sembra anche un po' dispiaciuta. Tommaso Parisi si sta... No! Povera, ma si stanno disperando tutti e due. Poverini, sono abbastanza tristi in realtà. Però dovevamo farlo perché ahimè non andavano d'accordo. Cioè, guardate, povero Tommy, un po' dispiaciuto però. Vabbè, guardate, Emily, poverina, è molto molto triste. Cioè, è tristissima, povera. Triste. È malinconia da separazione. La fine di una relazione è un evento triste nella vita di qualsiasi sim. Povera. Poveretta. Nulla, Tommy, adesso però ti devi svegliare. Lui è tornato a dormire, ma ti devi svegliare. Vieni qua, magari saluta un attimo Emily e poi ti faccio trasferire nella nuova nel nuovo appartamento. Facciamo altre scelte amichevole e facciamo dichiara la preferenza meteorologica. Dai, proviamo questo. Dichiara la preferenza per temperature calde. Svegliati, vieni qua e poi ti faccio trasferire. Quindi abbiamo potuto anche vedere che adesso con questa aggiunta, con questa nuova espansione, i sim possono anche hanno altre interazioni dedicate proprio al clima e quindi esprimere le proprie preferenze per un determinato periodo dell'anno. Tra l'altro domani inizierà il giorno dell'amore, mostra gli oggetti della festività. Vediamo un attimo. Hanno aggiunto ad esempio due letti. È tepore incrociato. Il tepore incrociato è il letto più comodo e accogliente che ci sia. Guarda quanti cuscini, guardali, ce ne sono così tanti che non sapresti neanche da dove cominciare. Angolo accogliente, le lenzuola doppie coperte trapuntate fanno dell'angolo accogliente il luogo perfetto in cui coccolarsi e riscaldarsi durante gli inverni più rigidi. Insomma, ci saranno sicuramente anche tante altre cose, vediamo un po', giusto per farci un'idea di quello che hanno aggiunto con questa espansione. Ci sono tantissimi nuovi divani, ci sono cumulo di doni per il Natale, c'è il tabellone per i distintivi da scout, ci sono nuove vasche, nuove docce, quindi cose per il bagno, abbiamo la pista di pattinaggio su ghiaccio rustica, la pista di pattinaggio su ghiaccio lussuosa, poi ci sono il dispositivo di controllo meteo del dottor Gian, il chiosco comodità autunnale, qui ci sono i vari chioschi per le varie stagioni, c'è il giardino a muro, ci sono un po' di fiori per la primavera, ci sono le piscine per bambini, piscine gonfiabili, c'è l'albero di Natale, insomma hanno aggiunto davvero tante cose, la zucca di Halloween, le decorazioni natalizie, tappeti, bellissimo, guardate quante cose. Con questa espansione hanno aggiunto davvero tantissime cose. Vediamo dopo anche com'è San Misciuno con la primavera. Dopo guardiamo, guardate gli alberi, tutti rosa, tutti fioriti con tutti questi fiori, no, che bello, dopo lo vediamo meglio. Comunque direi di andare a trasferire Tommy. Abbiamo detto di trasferire Tommaso a Winterburg e di creare una nuova unità familiare. Quindi trasferiamolo, perfetto, da solo, quindi si crea una nuova famiglia al momento, visto che ho deciso che Francesco resterà comunque con Emily. E fatto questo, trasferiamo Tommy in
questo appartamento, oddio quanto costa, 99.000 simoleon, e lui non ha i soldi, quindi vediamo, questa costa 16.000, lui al momento ne ha 20.000, quindi potremmo farlo trasferire qui, accreditargli dei soldi e poi farlo spostare qui. Dai, facciamo così. Ok, però un'altra cosa che voglio vedere prima di iniziare a giocare davvero con questa nuova espansione, scoprire tutto quanto, è vedere i vestiti che hanno aggiunto. Quindi partiamo dal look quotidiano e tra l'altro hanno aggiunto due nuovi look, diciamo il look per il clima caldo e il look per il clima freddo. Partiamo dal look quotidiano e volendo, visto che adesso siamo in primavera, potremmo selezionare, mettergli qualcosa di più estivo del maglioncino e della camicetta, quindi facciamo pack e facciamo, vediamo le stagioni, soltanto quelle, vediamo un po' cosa hanno aggiunto. Allora abbiamo una giacca con la sciarpetta, poi abbiamo questa canotta decisamente per fare palestra, poi abbiamo una camicia aperta, abbiamo un'altra canotta, ovviamente tutte in vari colori, abbiamo questa felpa, abbiamo il giubbotto molto più adatto per l'inverno, abbiamo quest'altra felpa, abbiamo questo invernale e abbiamo questo. Io gli terrei questo, vediamo che colori ci sono qua vari colori, però bello anche così, la magliettina è rosa con il giubbettino azzurro. Vediamo invece per le parti inferiori cosa c'è. Pack e facciamo sempre le stagioni. Allora hanno aggiunto 6 pantaloni nuovi, quindi ci sono questi, abbiamo questi di vari colori, questi sono abbastanza particolari in realtà, forse un po' troppo per i miei gusti. Poi abbiamo questi pantaloni corti, questi per il costume da bagno o comunque abbastanza floreali per l'estate, e poi ci sono questi. Io direi di fare questi qui e magari li facciamo o grigi oppure bianchi. Facciamo che gli mettiamo un paio di pantaloni tipo questi qua. Ma sì, dai, questi non sono male. Ci sono in grigio, ci sono in bianco, ci sono in marrone, insomma vari colori. Io li terrei neri. Poi cambiamo le... sì, forse no, non sta molto bene, anzi, facciamo un'altra cosa. Mettiamo questi, dai. E le scarpe, prima voglio sempre vedere quelle della nuova espansione per capire cosa hanno aggiunto. Ok, 4 nuove paia di scarpe. Ci sono queste. Ci sono gli stivali per la pioggia, decisamente. Anche questi sono questi sono più per la pioggia. Poi ci sono anche questi, comunque sempre per l'inverno. Poi ci sono questi belli imbottiti, belli pesanti, perfetti per le giornate con la neve, per stare sulla neve. Potremmo mettere queste magari così, vediamo. Così, dai, lasciamogli queste qui, ok. Poi vediamo il look formale. Quasi quasi per il look formale gli lascerei questo look. Look sportivo voglio cambiare, gli voglio mettere questa canotta, visto che lui, sapete che è un ragazzo che ama la palestra, perché è proprio il suo lavoro, vuole diventare un personal trainer, quindi o comunque lavorare in palestra, quindi gli terrei questa canotta. Magari facciamola arancio, ma sì, dai, colorata. E pantaloni mettiamo magari questi qui e facciamoli, ma sì, così. Ok, cambiamo le scarpe perché era vestito decisamente per la giungla. E scarpe da ginnastica sportive mettiamo magari mettiamo queste e le mettiamo arancio, non ci sono, mettiamole magari così bianche. Ok, look da notte, vediamo com'era. No, dai, glielo lasciamo così oppure lo cambiamo. Magari no, mettiamo questa così. Ok, look da festa, cambiamolo perché questo era ancora per il periodo natalizio, mi ricordo molto bene, quindi cambiamo il look da festa e mettiamo, magari mettiamo qualcosa di un po' più leggero, tipo
una bella polo e magari facciamola così. Ok, i pantaloni possono andare e anche le scarpe possono restare. Look da piscina, magari cambiamo lì il costume da bagno e mettiamo uno di questi nuovi, tipo questo qui, molto bello. E poi vediamo qua, clima caldo, quindi possiamo vestirlo per il clima caldo, quindi per l'estate. Vediamo parti superiori, ci sono un po' di cose. Io gli metterei una semplice maglietta a maniche corte, semplicissima, tipo così, e per le parti inferiori mettiamo un pantaloncino corto e mettiamo qualcosa di nuovo, tipo questo, se no c'è questo qui molto particolare, c'è questo che non era male, e magari mettiamo questo, no, così non mi piace proprio, stiamo sul grigio scuro. E forse allora cambierei la maglietta. Così dai, le scarpe lasciamo queste. Poi look per il clima caldo e freddo, mettiamo allora qualcosa di nuovo, quindi direi di mettere un bel giubbotto pesante, tipo questo, che non gli sta molto bene in realtà, è un po' troppo grosso. E mettiamo se no questo, altrimenti c'è questo qui. Sì, dai, mettiamo questo che tiene sicuramente molto caldo. E pantaloni mettiamo, vediamo questi. Potremmo mettere questo, ma voglio cambiare ancora la parte superiore che non mi piace. Dai, piuttosto così, sì, così lo preferisco. Cambiamo le scarpe, mettiamo quelle indicate per l'inverno, quindi magari mettiamo queste. Così direi che è sicuramente, resterà sicuramente al calduccio. Devo dire che mi piace molto l'idea di aver aggiunto la possibilità di avere un outfit per il clima freddo e uno per il clima caldo. In questo modo i nostri sim saranno sempre protetti dal freddo e saranno belli scoperti nelle temperature molto alte. Comunque direi di chiudere qui questo episodio perché credo che sia durato davvero tanto. Quindi nella prossima puntata vedremo sicuramente Tommy nella sua nuova casa, vedremo l'appartamento, magari andremo a fare qualche modifica e poi scopriremo meglio tutto ciò che riguarda questa nuova espansione, ovvero le stagioni. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete l'espansione stagioni, se vi piace, se avete qualche consiglio da darmi, perché io ancora non ci ho assolutamente giocato e non ho guardato nessun video di gameplay, io ho soltanto guardato il trailer del gioco, quindi non so praticamente quasi niente. Se avete qualche consiglio e volete farmelo sapere, scrivetemelo qua sotto nei commenti, mettete un bel pollice in su per supportare il canale, per supportare la serie. Non so ogni quanto tempo usciranno i video di The Sims, forse non tutte le domeniche, forse una volta ogni due settimane, adesso devo vedere, perché comunque come avete notato il computer va comunque cioè il gioco va comunque un po' a scatti perché ho il computer davvero davvero pieno, quindi devo cercare e devo trovare una soluzione. Comunque detto questo, vi mando un grande bacio, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao.